Bentornati amici di Spazio Gamers in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo della nuova espansione di Magic the Gathering. So che noi non ci vediamo appunto già da un bel po' di tempo. Sono passati forse mesi dall'ultimo video, ma perché ahimè tra lavoro e impegni vari non ho avuto molto tempo. E in più, come al solito, non ho trovato nulla di particolare o di bello in questi mesi da potervi recensire e proporre sul canale. Quindi dall'ultima volta abbiamo parlato, se non sbaglio, sempre di Magic. Siamo slittati direttamente, dopo 3 mesi probabilmente, non ricorderò bene quanto tempo sia passato, siamo slittati alla nuova espansione. Di cosa parliamo? Parliamo del set base 2020 o core set 2020, se lo vuol dire in inglese, ovvero questo. Oggi sbustiamo, come al solito, 12 pre-release kit, che sono questi qui. Sono all'interno 6 buste, una carta promo rara e un dado. Le sbustiamo 12, quindi l'equivalente al solito di 2 box, sperando di sculare, di trovare tanta roba che valga parecchio. Cosa c'è di bello in questa espansione? A parte un nuovo set di doppine, le Scryland, ovvero delle terre che entrano tappate e vi fanno fare Scry 1, quindi fanno profetizzare. Sicuramente si giocheranno dopo la rotazione delle Checkland, che a ottobre escono fuori. E fortunatamente diciamo che non costano tantissimo sul mercato, quindi anche se non le sbustate, comprarle diciamo che non sarà un grande investimento. Poi ci sono tanti bei planeswalker, tra cui un Sorin che spero di trovare, perché penso che si giochi molto bene in Modern nel mono nero vampiri, mazzo che io adoro, possiedo e vorrei un attimino potenziare anche con questo Sorin. E questo vale una decina di euro, forse qualcosa di più. Poi c'è anche una ristampa molto interessante, cioè quella delle ley line, degli incantesimi che potete mettere direttamente in gioco se ve li ritrovate nella mano iniziale. Alcuni dei quali sono nuovi, alcuni sono delle ristampe, come la ley line of the void, che è quella nera, diciamo, ce n'è una per ogni colore. Quella costa un po' di soldini, quindi se la sbustate, GG. A parte le leyline, i vari planeswalker, insomma le doppine, poi ci sono una serie di carte molto interessanti anche per il commander e così via. Detto ciò, vi faccio vedere così al volo anche questo, non essendoci diciamo a questo giro le carte promo, quelle che danno agli eventi, ho investito la decina di euro che ho risparmiato nel signature spell di Gideon. Lo scorso è stato quello di Jace, che non ho comprato, ma che mi sa che per collezione recupererò. Stavolta ho voluto comprare questo. All'interno, per chi non lo sapesse, ci sono circa 4, 5, 6, 7, 8 carte dedicate a Gideon, tra cui un Planeswalker. Sono tutte ristampe famose con delle art totalmente rinnovate da collezione, e in più c'è l'ottava carta che è foil, può essere una a caso di tutte quelle che contiene all'interno questa confezione. Questo non lo apro perché tanto ci sono centinaia di migliaia di video sul web che fanno vedere il contenuto, quindi non c'è niente da andare a vedere, le carte si sanno quali sono, vabbè. Detto questo, io direi subito di lanciare la sigla e di sbustare i primi 6 box per questa settimana, e come al solito vediamo la seconda parte con gli ultimi 6 boxini la prossima settimana. Sigla! Bene, eccoci qui ragazzi con i primi 6 box pre-release kit della nuova espansione del set base 2020. Niente, procediamo così all'apertura e vediamo un po' cosa troviamo dentro. Quindi, come vi dicevo nell'intro del video, questi box possono regalarci un po' di gioia, in quanto sono state ristampate le leyline, o comunque le più sgrave e costose, alcune sono nuove. Una serie di planeswalker veramente simpatici, le Scryland ristampate, tanta roba insomma abbastanza forte anche in Commander principalmente. Come vedete il box è cambiato, sono tornati di nuovo alla vecchia forma stile Dominaria, quindi niente più box quadrato, però stavolta si apre lateralmente, quindi è più carino secondo me. Qua abbiamo il nostro dado, sempre con il logo M20, mettiamolo da parte. Ed ecco qua le nostre 6 buste con la promo. Mettiamo da parte anche il boxino. La promo la vediamo dopo, no? La vediamo ora.
Qua c'è il codice, lo mettiamo da parte. Adesso il codice sblocca 6 boost del set base, quindi non so se si potranno usare codici multipli o sempre uno per account per ogni pre-release kit che acquistiamo. Io ad esempio prima ne sbustavo 12 codici, tipo ne potevo usare uno solo, gli altri ero costretto a regalarli. Allora, mettiamo la promo qua a destra. Qui abbiamo accendi la fiamma, infatti il set base è dedicato a Chandra. Abbiamo insomma le solite regole per giocare col pre-release kit, l'evento limited con le 6 buste per fare il mazzo da 40 carte. Cominciamo subito, vedete qua abbiamo Sorin, lui è quello che sto cercando più di tutti, ovviamente anche Chandra non mi dispiacerebbe, e poi le varie leyline non sarebbero anche male. Quindi vediamo un poco. Allora, qui ci sono? Ah, qua ci sono tipo dei tip sul gioco. Come vedete ci sono anche le nuove pedine, sono veramente veramente fighe perché finalmente hanno capito che devono fare la full art e non quelle cagate stile vecchie espansioni con il riquadro ad arco, insomma, sono veramente belle. Cominciamo subito. Vediamo un po'. Ci sono tante ristampe vecchie o icona ancestrale. E pam, già una foil. Ah, una cosa molto figa di questa espansione, che da quello che ho sentito dire, se non vado errato, dovrebbero aver incrementato il rating delle foil dentro le buste. Quindi attenzione, attenzione, possiamo avere maggiore chance di trovare carte fighe foil. Vediamo un attimo. Vediamo seconda busta. Vediamo, io le scorro tutte perché cerco anche la Chandra. Vedete, un'altra foil. Cerco anche la. Oh, bello strumentale. Dicevo, cerco anche la Chandra mitica. Mitica, scusatemi, quella uncommon, non comune. Ce ne sono tre tipi di Chandra in questa espansione: c'è l'uncommon, la rara e la mitica, che è quella più sgrava di tutte. Procediamo con la terza bustina. Fino ad ora non abbiamo trovato niente di eclatante. O meglio, nulla di quello che cercavo io. Ta 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 ta. Chandra non c'è. Oh, Regisauro putrescente! Questa carta è veramente veramente forte. All'inizio del mio mantenimento scarto una carta. È una 7-6 a costo 3, ragazzi. È veramente figa. Mettiamola qui. La prima carta decente l'abbiamo trovata. Abbiamo ancora 3 buste. Ok, gabbia del becchino. Questo dovrebbe essere una ristampa. Oh, una bellissima terra foil. Mettiamola qua. Sergete. La terra foil la mettiamo pure qui. Leviamo tutto. Apriamo la penultima busta. Cominciamo a vedere. Le uncommon. Pam! Kikar, Furia del Vento, mitica. A volare ogni qualvolta lancio una magia in una creatura, crea una pedina, creatura spirito 1-1 bianca con volare. Sacrifica uno spirito, aggiungi un mana rosso, una 3-3. Questa sarà simpatica da giocare in Commander probabilmente. Mettiamola qui. Un po' di cartaccia, le butto per ora sul mio letto. Ok. Cominciamo l'ultima busta. Allora, già primo box una mitica, non ci possiamo lamentare. Anche se non era la mitica che speravamo, però. Ritorno alla vita e terra base. Mettiamolo qui. Ok, questo era il primo boxino. Vediamo la promo. Stam, Geist delle Segrete. Questa carta qui, sotto forma di promo, l'ho vista sbustare troppe ma troppe volte. Va bene, mettiamola da parte e passiamo al secondo box. Allora, andiamo un po'. Stiamo. Mettiamo un po' di cartacce lì. Allora, mettiamo la promo qui. Questa è qui. Il codice lo mettiamo qui. Lanciamo un po' di immondizia sul letto e cominciamo a sbustare. Prima bustina con il nostro caro amico Ayani stampato. Vediamo cosa abbiamo dentro.
Bam, evocazione condivisa. È una terra, una doppina comune. Mettiamola qui. Tornano in auge anche i vampiri con questo set base. Bam! Chandra Piromante Novizia! Uncommon, vai! E poi Golos Pellegrino Instancabile. E poi un'altra foil comune. Va bene, mettiamo intanto Chandra qua. E anche la rara. Tutto il resto lo gettiamo da questo lato. Ok. Bam! Cavalcante delle burrasche! Altra mitica. Oh, finora siamo una mitica per box, ci sta. Anche se questa carta non è chissà che cosa, però. Ci sta, ci sta. Vediamo un po'. Risvegliatore settiforme. E un'altra foil, apostolo della luce pacifica. Mettiamolo qui. Questo lo mettiamo da parte. Ah, finora diciamo, non abbiamo trovato neanche una ley line. Questo mi dispiace particolarmente. Allora, vediamo un po'. Boom, presenza terrificante. Mettiamola qui. Sarebbe bello trovare la Ley Line of the Void, costa credo 20-30 euro, una cosa del genere, non so se è abbassata di prezzo. Stum, fine della legione. Mettiamo da parte. Promo. Pam! Oh, campo di loto promo foil! Sta carta è bellissima. Non credo anche che costicchi un pochino, quindi boh, adesso vedremo su Card Market a quanto sta, però è veramente una carta molto interessante, vedremo se si giocherà in standard. Ottimo, ottimo, devo dire che questo box non è stato per niente male. Apriamo il terzo box, vediamo cosa c'è dentro. Mettiamo le bustine qua, il dado, io tipo ho lanciato un po' di immondizia ovunque, vediamo, ho pensato di aver lasciato anche i dadi dentro gli scatoli. Sì, ok, penso che questo è il terzo box che aprivo, sì, quindi sono tre dadi in totale, il terzo non so che fine abbia fatto, si è qua dietro, ok. Va bene, allora che qua abbiamo la promo, apriamo subito velocemente. Stronciamo sul letto, ok, via. Uncommon, uncommon. Oh, pulizia planare, bellissimo, distrugge tutti i permanenti non terra. Questa è una carta veramente, veramente figa che secondo me costerà pure un po' di soldini. Non ho ancora controllato, ma di questa 4 per subitissimo. Vediamo poi. Boom! Yarok il profanato foil! Fantastico! Anche questa è una grandissima carta, penso che si giocherà sicuramente in Commander, non so, in standard, ma mettiamole da parte. Bellissima questa busta. Già questo box è partito non bene, benissimo. Dai, vediamo due carte veramente fighe in una sola busta. Dai, un Planeswalker pure così. Facciamo proprio il botto. Boom! Cavalcante della notte! Due mitiche in un box, ragazzi. Fantastico. Bella botta di culo. Questo box è veramente sculato, eh? Però ancora niente leyline, no? Vediamo qua. Boom! Triceratopo mutevole. E
Poi Golem Meteora Foil, vabbè. Ci sta che con quello che abbiamo trovato finora nelle altre buste ci sia immondizia, però non si fa male nella vita. Dopo che ho trovato due Teferi in un pre-release kit ai tempi di Dominaria, tutto è possibile nella vita, no? Spam! Ecco, questa è la Skyland. Quando entra nel campo di battaglia, proprio se TZ1. Ok, abbiamo trovato la prima. Mettiamola qui. Ultime due buste. Devo dire che questo boss è veramente, veramente carino. Vengo fuori. Boom, riverbero reiterato. Ultima busta del terzo kit. Vediamo un po' cosa ci abbiamo dentro. Tum, un altro campo di lotto, ragazzi. Due per. E poi foil, ciclo di crescita. Fantastico. Campo di lotto lo mettiamo qui. Io spero che questa carta valga un po' di soldi, perché già avrei due per. Vediamo la promo. Stang, profluvio di lacrime. Mettiamola con le altre. Apriamo il quarto box. Quindi quarto box. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Solito dadino rosso. Prendiamo le nostre belle carte. Qua c'è la promo. Il codice lo mettiamo da parte. E cominciamo subito a sbustare. Alla fine devo dire che sono contento. Non ho trovato quello che cercavo, ma pazienza. Di certo male non è andato. Tom, un altro campo di loto, ragazzi, 3 per. Bellissimo. E poi vediamo qua una doppina comune foil. Un po' inutile, però vabbè. Mettiamo un altro, il terzo campo di loto al suo posto, la doppina. Ok. Io spero veramente che sto campo di loto stia tanto, perché 3 per. Insomma. Allora, boom, di nuovo evocazione condivisa. Sorvegliante d'acciaio foil, due rare in una busta. Ottimo, mettiamole qui. Niente planeswalker ancora, non abbiamo visto neanche uno. Soprattutto Chandra non l'abbiamo vista, neanche Sorin. Leyline neanche l'ombra. Di nuovo triceratopo mutevole. Abbiamo tipo già il 4 per di sto stronzo. Vediamo un po'. Doom, replica magistrale. E niente, mettiamola qua. Boom, Leyline della sacralità. Ottimo. Non è quella nera che è la più costosa, però comunque è un ottimo, un'ottima sbustata. Adesso va. Vediamo un po' cosa c'è qua. Zoom, incarnazione delle agonie. Rara. E poi basta. Vediamo un po' la nostra promo. Olè, boom! Oh, Leyline dell'anticipazione. Fantastico, due Leyline in un solo box. Grande box, grande sbustata. Devo dire che sta andando sempre meglio. Cioè qua abbiamo trovato due Leyline e un campo di loto. Là, come cacchio si chiamava? Insomma, un bel box. Non ci possiamo lamentare per niente. Vediamo se
cominciamo a trovare qualche planeswalker. Dado, busta, codice lo mettiamo qui e qua ci mettiamo la nostra promo. Cominciamo a sbustare. Questo è il penultimo box, il quinto. Allora, cominciamo. Tum, regolatore di Chandra, artefatto leggendario. Questa è anche una carta abbastanza forte che penso si giocherà abbastanza in standard. Ah, finora diciamo abbastanza omogeneo come sbustaggio. Non abbiamo visto neanche un planeswalker, cioè solo a parte quello uncommon, la Chandra uncommon. Oh, Leyline del nulla, Leyline of the Void. GG, l'abbiamo trovata, ragazzi. La cercavamo e l'abbiamo trovata. E abbiamo adesso tre Leyline. Abbiamo trovato la bianca, la blu, che era promo, e la nera. Questi si chiamano o 20 o 30 euro di carta. Grandissimo. Speriamo di trovarne altre, perché questa si gioca pure in Modern. Andiamo qui. Mamma mia, adesso mi manca solo di trovare Sorin e Chandra mitica e sono contento. Boom, proprio lui in lacrime. E basta. Vediamo. Quarta bustina. Quarta bustina, di nuovo evocazione condivisa. Queste ne abbiamo trovate pure parecchie. Allora, aspettate, io metto da parte un po' di carte perché iniziano a essere tante. Di nuovo ci dice l'app dopo mutevole. Ne abbiamo trovate veramente tante di questa. Però vabbè, mettiamolo qua. Ah, dai, un Plains, fammi trovare un bel Planeswalker mitico. Replica magistrale di nuovo. Possiamo trovare un po' di doppioni, vai, doppioncelli. Vediamo la promo. Boom! Tempio della rivelazione. Questo è il secondo che troviamo. Questo è promo foil. Mettiamolo da parte. Ultimo box per questa settimana, quindi le ultime 6 buste, ne abbiamo già aperte 30. Vediamo le ultime 6, vediamo il dado, vediamo anche le carte dallo scatolo. Il codice lo mettiamo da parte, qua c'è la promo. Cominciamo la nostra apertura. Prima busta. Stan Vils, intermediario di sangue. Carino questo. Un demone 8-8. Va bene, lo mettiamo qui. Non ho idea di quanto valga. Però è grosso, anche se ha costo 8. Ok, di nuovo replica magistrale e una foil comune. Allora, vediamo, finora non c'è niente di che in questo box. Boom, carnefice impiccato, questa non l'abbiamo ancora sbustata. Mettiamo da parte anche queste. Quarta bustina. Ah, simmetria cospiratrice, carina. Mi piace molto l'arte di questa carta, anche se non credo che abbia un valore di alcun genere.
Non so, si giocherà penso in 2 contro 2 perché fa pescare. Fa pescare credo anche 2 giocatori il bersaglio, quindi. Ok, questo ne vediamo. O comunque anche un commander multiplayer sarà simpatica da giocare. Vediamo un po'. Stan, sorvegliante d'acciaio. Avevamo già trovato uno. Ultima busta. Diciamo che questo pack, ultimo pack non è stato niente di che. Però dai, non ci possiamo lamentare con quello che abbiamo trovato finora su 6. Oh, pulizia planare, vai! Il secondo, grandissimo. Ci siamo ripresi abbastanza. Vediamo un attimo la promo. Chandra ha colito delle fiamme, vai, GG. Promo, foil di Chandra, la versione rara. Quindi le abbiamo trovate tutte, quella uncommon, quella rara, manca solo quella mitica, speriamo di sbustarla la prossima settimana. Con la seconda parte di questo unboxing, dove appunto apriremo gli ultimi 6 box pre-release kit. Io ragazzi vi ringrazio, lasciate un like al video se vi è piaciuto, ditemi un po' che ve ne è parsa di questa sbustata, se è stata secondo voi fortunata o meno. Ditemi anche sotto cosa avete trovato di bello. Io insomma 3 campi di loto, 3 tipi di leyline, 3 colori, le 2 chandra, insomma non è andata per niente male, devo dire. Qui anche la pulizia planare in 2x, queste sono tutte le rare di questa settimana. Vedete le line, i 2 campi, qualche 2 di queste, vedo 2 tempi di rivelazione, qualche mitica. Quindi su 6, 4 mitiche, su 6 box, ci sta, tutto molto bello. Vi ringrazio ragazzi e ci vediamo sabato prossimo, mi raccomando non mancate, alla prossima, ciao!